Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo delle discariche di Bussi. In una relazione dell'8 febbraio, l'ARTA ha rilevato gravi ritardi nella messa in sicurezza d'emergenza delle discariche 2A e 2B a Bussi, appunto, che continuano tra l'altro ad inquinare anche secondo nuove analisi fatte proprio dall'ARTA. La relazione è stata inviata tra gli altri al Ministero dell'Ambiente e alla Procura di Pescara, oltre che alla Regione Abruzzo. Secondo l'Agenzia Abruzzese per l'Ambiente, c'è un ritardo rilevante nella copertura capping. Vediamo il servizio. A fronte di un'area di intervento di 25.460 metri quadri è stata realizzata la copertura di meno del 10% nel tempo previsto dal cronoprogramma approvato. Se si dovesse mantenere la stessa velocità di intervento, si può ipotizzare il completamento delle attività di capping leggero in ulteriori 34 mesi. La bocciatura di Edison e del Ministero dell'Ambiente è messa nero su bianco dalla relazione che l'ARTA ha inviato lo scorso 8 febbraio rispetto ad analisi e controlli condotti nelle discariche 2A e 2B di Bussi sul Tirino, oggetto di lavori di messa in sicurezza d'urgenza. Lavori che in realtà sarebbero dovuti avvenire a partire dal 2008, quando l'area sequestrata l'anno precedente da un'inchiesta della Procura di Pescara e della Forestale è passata sotto il controllo dello Stato. L'ARTA, nella sua meticolosa relazione corredata di fotografie, analizza punto per punto il cronoprogramma approvato dai dirigenti del Ministero dell'Ambiente. Secondo la scansione temporale, infatti, i lavori di capping dovevano terminare lo scorso 25 gennaio, a 2 mesi, cioè dall'ultimazione delle indagini dirette, il 25 novembre 2020. In più, scrive sempre l'ARTA, le analisi della società sono in ritardo e se ne attendono i risultati, mentre quelle di ARTA fanno emergere che le discariche continuano ad inquinare con sostanze pericolosissime per la salute, tra cui tetracloroetilene, tricloroetilene, cloruro di vinile ed esacloroetano. Il tutto a distanza di 15 anni dal primo sequestro e con una gara d'appalto per la bonifica cancellata dal Ministero ed ora oggetto di contenzioso legale. Noi auspichiamo che la Procura di Pescara metta sotto osservazione l'operato dei dirigenti ministeriali e devo dire che il ministro Costa e il sottosegretario Morassut hanno fatto molti proclami che sono rimasti poi solo sulla carta. Edison, che è responsabile della contaminazione, individuato fin dal giugno 2018, deve svolgere le attività di messa in sicurezza e bonifica. Se non riesce a farlo, lo deve fare lo Stato, ovviamente facendolo, rivalendosi poi economicamente su Edison. Purtroppo però il Ministero dell'Ambiente ha annullato la gara per i lavori che avrebbero già oggi garantito quella bonifica che attendiamo da troppi anni. Voltiamo pagine, operazione anti-evasione da parte della Guardia di Finanza della Tenenza di Popoli. Nei guai, 5 persone che avrebbero utilizzato fatture false e crediti d'imposta fittizi per un valore di circa 6 milioni di euro per evadere l'erario. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. Fatture false e crediti d'imposta fittizi. Così una ditta di Popoli nel settore dell'edilizia riusciva a evadere il fisco. È quanto appurato dalla Guardia di Finanza, che ha sequestrato oggi ulteriori beni per un valore di 275.000 euro, che vanno ad aggiungersi ai circa 2 milioni e mezzo già sequestrati nel 2019, anno d'inizio delle indagini. Praticamente, avvalendosi di altre società fittizie, nel senso che si creavano queste società che emettevano delle fatture false e poi scomparivano, tra virgolette, queste società, quindi passavano le cariche a dei soggetti terzi, addirittura extracomunitari, e si perdeva praticamente tutta la compagine societaria. Questo ha permesso alla società che noi abbiamo indagata di compensare crediti inesistenti di IVA per oltre 800.000 euro a fronte di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per oltre 6 milioni di euro. 5 i denunciati per emissione e utilizzo di fatture inesistenti per 9 realtà aziendali. A completamento delle indagini, la misura restrittiva dispone il sequestro di oltre 3 milioni di euro. Questo è il bilancio dell'operazione Svincolo Fantasma. Come mai Svincolo Fantasma? Ecco, perché siccome la società
fa anche lavori autostradali, quindi il nome svincolo fantasma, perché poi di fatto queste società che avrebbero dovuto fare lavori effettivamente non c'erano. I militari della Guardia di Finanza di Giulianova hanno arrestato in flagranza di reato nei pressi della sua abitazione a Martinsicuro un cittadino italiano trovato in possesso di circa 30 grammi di cocaina, 7 di marijuana e 2 di hashish, oltre che di 2.900 euro che i finanzieri pensano possano essere provento dello spaccio. L'uomo è stato pedinato nello spostamento fra la propria abitazione ed un box a circa 300 metri di distanza da casa ed è stato fermato all'uscita dove, dopo la perquisizione, gli sono stati trovati addosso 10 grammi di cocaina. Nella successiva perquisizione è stato rinvenuto l'altro stupefacente, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, cambiamo argomento, torniamo sull'emergenza sanitaria e parliamo della scuola, la CGIL, rispetto alla chiusura degli istituti disposta in questi giorni da diversi comuni, a partire da Pescara, solleva il caso dei permessi retribuiti per i genitori. La retribuzione infatti non è prevista se la chiusura non è, come nel caso abruzzese, in regime di zona rossa. Vediamo. Noi abbiamo chiesto alla Regione di potenziare sia i tamponi che vengono fatti nelle scuole ai ragazzi, ma anche appunto negli uffici, diciamo nei lavori più sensibili, insomma che vi sia una prevenzione, che funzioni meglio il tracciamento. Scuole chiuse, i ragazzi rimangono a casa, ma i loro genitori hanno diritto a permessi retribuiti al 50% solo se in zona rossa. In questi giorni però, su indicazione delle ASL, molti comuni stanno disponendo la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, anche se l'Abruzzo è attualmente in zona gialla. Ci troviamo in una fase di regionalismo, in un livello istituzionale regionale che prende delle decisioni, ma queste decisioni non sono ben coordinate con il livello nazionale. E questo fa sì che poi però a rimetterci sono i genitori degli alunni le cui scuole vengono chiuse. Intanto l'anno scolastico prosegue tra le incertezze. Secondo una ricerca UNICEF cattolica, sul primo lockdown una famiglia italiana su tre non ha i mezzi per seguire la didattica a distanza. Per recuperare il tempo perso c'è chi chiede di prorogare l'anno scolastico. La CGIL, che chiede di valutare caso per caso, solleva il problema del personale precario. Pensiamo che in Abruzzo abbiamo oltre 4.600 lavoratori precari nella scuola, quindi chiediamo che venga fatto anche un piano di assunzioni, perché anche un potenziamento, diciamo, del sistema scolastico può avvenire aumentando gli organici delle scuole. In occasione della giornata del ricordo istituita nel 2004 in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo Giuliano Dalmata e delle vicende del confine orientale, l'amministrazione comunale di Teramo ha tenuto una breve manifestazione commemorazione depositando una corona d'alloro nei giardini intitolati nel 2017 a Giuseppe Micheletti, medaglia d'argento al valor civile che si distinse per l'impegno come medico durante la strage di Vergarolla avvenuta a Pola nel 1946, quando salvò numerose vite umane. Ascoltiamo il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto. Giornata del ricordo che va assolutamente celebrata, non solo perché è prevista da una norma di legge, ma perché una democrazia sana e natura, matura come la nostra, come quella che nasce dai valori della Costituzione, dell'antifascismo e quindi della libertà e della democrazia, deve avere la forza assolutamente di leggere la storia senza alcun timore, senza voler far calare il velo del silenzio su fatti che appartengono alla storia, e la storia in tutti i sensi non si può riscrivere. Oggi è un ricordo appunto di una tragedia nazionale ed internazionale che appartiene alla nostra storia, ed è anche un momento assolutamente per ricordare tutti coloro che furono vittime trasversalmente, perché la tragedia delle foibe è una tragedia che trasversalmente ha colpito la persona, le persone, ha colpito come tante altre tragedie dell'umanità, la dignità umana, e quindi va ricordata assolutamente con grande chiarezza, trasparenza e rispetto.
Ed è scomparso nella notte a Roma, dove era ricoverato da alcuni mesi, il maestro gioielliere Pietro Ferrante. Originario di Castelfrentano, aveva scelto di impiantare la sua azienda proprio in Abruzzo, nella sua provincia, in particolare ad Altino. Ferrante, nel corso della sua attività, ha vestito con i suoi ornamenti tanti personaggi del mondo dello spettacolo, creazioni che sono state esportate in tutto il mondo. I funerali di Pietro Ferrante sono previsti domani alle ore 15 nella chiesa di Santo Stefano a Castelfrentano, in provincia di Chieti. Siamo così arrivati allo sport, partiamo dal calcio di Serie B. Ieri sera, nel turno infrasettimanale, il Pescara ha strappato un punto sul campo della capolista Empoli. Accade tutto nella ripresa, con i biancazzurri che vanno prima in vantaggio, poi vanno sotto e alla fine riescono a trovare il definitivo 2-2. Roberto Breda così interrompe la striscia di 4 sconfitte consecutive e salva la panchina. Paolo Renzetti. Il Pescara tira fuori gli artigli e conquista un punto meritato in casa della capolista Empoli al termine di 90 minuti combattuti ed equilibrati e che non hanno mostrato la differenza di classifica fra le due squadre. Il Delfino, dopo il 2-2 del Castellani, resta ultimo, con Breda che salva la panchina in attesa del match di sabato prossimo con il Venezia. Pescara in campo di nuovo con la difesa a 3, la prima della classe, si presenta con diversi titolari in panchina, fra cui l'ex Mancuso. Avvio di partita con i padroni di casa in avanti. Al quarto d'ora ci prova Moreo, che mette a lato. Gli ospiti si vedono al 16esimo, quando Busellato pesca in aria Seter, che calcia però di poco fuori. Al 19esimo tocca Balzano dai 30 metri con Brignoli attento. Meglio ora il Delfino, che appare più propositivo provando a sfruttare le ripartenze. La capolista gioca in maniera un po' leziosa e i biancazzurri tengono senza soffrire eccessivamente, non rischiando nulla, fino al 46esimo, quando arriva il doppio fischio di Serra di Torino per la fine del primo tempo. Nella ripresa pronti via e al quarto minuto i biancazzurri vanno in vantaggio con un gran gol di Busellato, che recupera palla quasi sulla tre quarti e si fa 60 metri di campo, andando poi a superare Brignoli con una conclusione chirurgica da prima del limite. Pescara in vantaggio in casa della capolista, con la festa dei calciatori adriatici attorno a Busellato, autore di una grande giocata. Biancazzurri determinati, che arrivano al 12esimo ad un passo dal raddoppio, ancora con Busellato che sottoporta, manca il raddoppio con il portiere dell'Empoli che blocca. L'ex giocatore del Cittadella poi un gesto di stizza nei confronti di un avversario e viene ammonito dal direttore di gara. Al 15esimo fuori proprio Busellato e Seterra a corto di fiato, e dentro Omeonga e Odgaard. Al 17esimo Dionisi cambia tutto l'attacco, schierando Mancuso, Bairami e Lamantia, e poco dopo con Ricci trova il gol del pareggio che gela il Delfino 1-1 al Castellani. Preme ora la capolista con Fiorillo, che al 21esimo salva ancora su Bairami. Nel Pescara c'è anche Rigoni al posto di Valdifiori, con il Pescara ora in difficoltà e con Scognamiglio che al 24esimo rischia anche l'autorete su un rinvio errato. Preme l'Empoli, che al 27esimo con l'altro neoentrato Lamantia di testa trova il gol del vantaggio. Male ora la squadra ospite, che rischia anche qualche secondo dopo con Fiorillo che dice no all'ex Mancuso. Cambi determinanti in casa empolese con la formazione toscana che vuole vincere la partita. Biancazzurri anche sfortunati, ma che trovano il pareggio al 34esimo grazie al gol di Macin, che ribadisce in rete il rigore paratogli da Brignoli e assegnato dal direttore di gara dopo un tocco con la mano di Pirrello in area su cross di Inzita. Nuova parità al Castellani quando si entra negli ultimi 10 minuti di partita, con un Pescara coraggioso che ribatte colpo su colpo, chiudendo con il 2-2 più che meritato. Non era facile giocare, perché quando tu vieni da 4 sconfitte e vai a casa da capolista, è logico che soprattutto nella fase iniziale giochi un pochino con timore. E poi col tempo si sono anche sciolti i ragazzi, perché poi nel secondo tempo si è ripartito molto meglio, si è riuscito a utilizzare lo spazio che loro ti concedevano. Invece al primo tempo, proprio nelle cose anche più semplici, a volte la palla l'abbiamo mossa un po' male, però era la partita che dovevamo fare, perché
davanti a una squadra che gioca anche veramente bene, perché è veramente bene, dovevamo cercare di fare questo tipo di gara, sapendo che non potevi andare in polio il tuo gioco, dovevi cercare di sporcare quelle che, tutte, che erano tutte le loro linee di gioco e poi dopo ripartire. Abbiamo fatto bene, poi insomma va bene così oggi, nel senso che siamo tornati anche appunto a ritrovare le nostre certezze e a ritrovare lo spirito che era un po' di partite che non avevamo più. Io forse ho peccato anche un po' di presunzione e forse però andava anche fatto nel cercare nell'inserire più nuovi possibile, cercare magari un'identità nuova e andando a lasciare quella che invece ci aveva fatto fare in 8 partite 12 punti. È colpa mia, perché sono stato un po' superficiale, perché poi i ragazzi fanno quello che gli chiedi e anche oggi non è che sicuramente avevano una grandissima voglia, però è logico che poi la voglia viene supportata da quello che ti aiuta in campo e che hai visto che ha funzionato anche con squadre grosse, perché appunto sei andato a vincere col Monza e hai fatto altre partite importanti, però credo che quel tipo di tentativo andava anche fatto. E adesso bisogna essere bravi invece a inserire tutti i nuovi in questo contesto, perché poi dopo le partite sono tante, perché poi dopo appunto dobbiamo secondo me cercare di sfruttare al massimo quelle che sono le caratteristiche di tutti quanti. E a proposito del Pescara, lunedì il questore del capoluogo adriatico ha emesso in via d'urgenza 3 divieti d'accesso i DASPO alle manifestazioni sportive nei confronti di altrettanti ultras pescaresi che durante l'allenamento della squadra di domenica scorsa, seppur autorizzati dalla società a incontrare i calciatori, avevano spintonato uno di loro inscenando una protesta per i risultati negativi della squadra nel campionato in corso. I provvedimenti avranno la durata di 2 anni per uno e di 5 anni per i restanti 2 tifosi, in quanto questi ultimi negli anni passati erano stati già destinatari di analoghi provvedimenti. I DASPO inoltre hanno previsto anche l'obbligo, che andrà convalidato dall'autorità giudiziaria, di presentarsi presso un ufficio di polizia durante lo svolgimento delle partite di calcio. Adesso la Serie C, sarà Mario Saia di Palermo a dirigere la partita fra Casertana e Teramo domenica prossima alle ore 17.30. Intanto in queste ore sta firmando il contratto l'esterno Nigel Kieremateng, che si era svincolato dal Novara. Doppia seduta odierna per i biancorossi con rientro in gruppo per Soprano. Domani si riaggregheranno Birligea e Vitturini. Nelle prossime ore si avranno invece aggiornamenti sulle condizioni di Viero Mungo e Lasic. Ascoltiamo ora il centrocampista Simone Santoro. Sicuramente l'unica cosa che posso dire è che comunque le prestazioni ci sono state. Diciamo nel primo periodo eravamo un po' più fortunati negli episodi, ora anche nella partita di domenica comunque abbiamo subito un tiro in porta e abbiamo preso un gol. Quindi dobbiamo migliorare sui dettagli, perché in questo momento sono quelli che stanno facendo la differenza. A centrocampo a 2, diciamo, devi fare un po' più copertura, comunque non hai quella cosa di poter spingere in avanti. A centrocampo a 3, avendo un riferimento che appunto è Andrea, sei un po' più libero di inserirti, fai degli inserimenti, di comunque farti trovare dentro l'area. Cioè, fondamentalmente cambia questo. Anche se comunque io come qualità anche sul centrocampo a 2 tendo un po', rispetto ad Andrea, tendo un po' più ad andare a inserirmi anche al centrocampo a 2. E nel primo periodo, quando le cose andavano bene, in quel ruolo comunque ho fatto la differenza. Comunque spero che col passare delle giornate, anche col centrocampo a 3, di poter dimostrare le mie qualità. Quando abbiamo iniziato giocavamo con centrocampo a 2 e non mi aspettavo di fare all'inizio, comunque con la Coppa Italia ho fatto 3 gol. Però devo dire che comunque voglio incrementare questo bottino, perché comunque voglio arrivare a meno 5-6 gol.
siamo consapevoli che in questo momento dipende solo da noi, perché se noi diamo il massimo in allenamento e comunque anche in partita dimostriamo di avere quell'atteggiamento, quell'aggressività che ci ha sempre contraddistinti, sappiamo bene che i risultati arriveranno, come sono arrivati nella prima parte di stagione. Quindi noi sappiamo bene che dipende soprattutto da quello, dall'atteggiamento. E proseguiamo questa ampia pagina di sport con la Serie D. Sono 4 i recuperi che si giocano questo pomeriggio: Tolentino, Agnonese, Recanatese, Fiuggi, Notaresco, Castelfidardo e Montegiorgio Giulianova. E noi proprio a Montegiorgio andiamo con il collegamento telefonico. Per le ultime dal campo le formazioni c'è Enrico Tassotti, che saluto e ringrazio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, sì, dallo stadio Tamburini Montegiorgio. Siamo in attesa dell'inizio del match tra Montegiorgio e Giulianova. Montegiorgio reduce dal ritorno in campo dopo un mese esatto, ma dalla sconfitta di Aprilia, dal Giulianova, dalla sconfitta interna del derby con la Notaresco. Quindi recupero 10ª giornata, vediamo subito le formazioni col Montegiorgio che si schiera con Zizzania, Mantini, Montanaro, Omiccioli, Ficola, Cichella, Pampano, Trillini, Albanese, Cucù e Santoro. In panchina con Mister Mengo ci sono il secondo portiere Marani, Perini, Gnaldi, Misin, Zancoppia, Cernetti, Meias, Mandolesi e Lupoli. Il Real Giulianova risponde con Calzetta, Ferrini, Tipaldi, Caso, Demoleon, Danna, De Cerchio, Massetti, Padovani, Paudici e Pedone. In panchina con Mister Bitetto ci sono Iapadre, Ancinelli, Cuchi, D'Antonio, Cipriani, Battirana, Fossati, Barlafante e Forcini. L'altro è il signor Cevenini di Siena, con oggi signori De Palma, Di Molfetta e Colaianni di Bari. 14:21, ancora le formazioni devono scendere in campo e restituisco la linea a voi. Grazie a Enrico Tassotti per questo collegamento. Vi do anche le formazioni della partita tra Notaresco e Castelfidardo. Per quanto riguarda i locali, in porta Sciba, in difesa Di Stefano, Speranza, Gallo e Simoncini, a centrocampo Massarotti, Frulla e Bianciardi, in attacco Banegas, Dos Santos e Cancelli nel 4-3-3 disegnato da Massimo Epifani, che è l'allenatore del Notaresco. Per quanto riguarda invece il Castelfidardo, scendono in campo David, Sant'Angelo, Mataloni, Bracciatelli, Puca, Rinaldi, Cusimano, Fermani, Giambè, Monachesi, Branconi. L'allenatore è Maurizio Lauro. E noi adesso proseguiamo con il calcio a 5 nel turno infrasettimanale di ieri sera. Altro successo della solitaria capolista Acque Sapone Unigros, che ha largamente battuto l'Eboli per 6-1 con tripletta di Capitan Muriglio, doppietta di Luca Iane e un gol di Rafinha. Sfiora il pari esterno un'ottima Color Max Pescara, che perde di misura 3-2 sul campo della vice capolista Pesaro. In gol Eric con una doppietta per il quintetto di Mister Palusci. Proseguiamo il nostro giornale invece con il volley. Oggi alle 18 al Palasport di Ortona, in gara secca, si giocano i quarti di finale di Coppa Italia con la Sieco che ospita il Reggio nell'Emilia. Rinviata invece la gara di campionato in programma domenica 14 fra Sieco, Ortona e Taranto. E questa era l'ultima notizia del nostro giornale. Il TG6 termina qui, tornerà come sempre alle ore 19. Vi ricordo anche che tutti i nostri servizi sono come sempre disponibili sulle piattaforme internet, sul nostro canale YouTube, sul sito tv6.it ed anche su Facebook. Vi ricordo ancora che questa sera c'è Pro Teramo, eccezionalmente spostata al mercoledì alle 21, perché ieri si è giocata la partita di B fra Empoli e Pescara e dunque c'è stata la trasmissione di Diretta Stadio. Dunque appuntamento questa sera con Jacopo Forcella e con la trasmissione dedicata al Teramo Calcio. È davvero tutto, grazie ancora e buon proseguimento di giornata.